campo sto lì con la testa china, cerco il massimo della concentrazione. Poi l'allenatore mi dice le ultime cose, già le so, me le ha detto 100 volte, le ho pensate 1000. Poi c'è il rito, ogni squadra ha il suo, un urlo forte e siamo pronti. Adesso ci siamo, adesso andiamo fuori, adesso andiamo a vincere. Dallo stadio Niedersachsen di Hannover, Italia-Ghana, oggi sapremo chi siamo. Abbiamo sofferto con loro e per loro, abbiamo cantato le loro canzoni, abbiamo visto e amato i loro film, abbiamo mangiato i loro panini, indossato i loro jeans, li abbiamo visti volare a canestro e raggiungere la luna, ma il calcio è un'altra cosa, nel calcio vogliamo comandare noi. Non è mai stato non avere paura. Le persone coraggiose sono quelle che affrontano i loro timori e le loro incertezze, sono quelli che le ribaltano a loro vantaggio usandole per diventare ancora più forti. Negli occhi dei nostri oggi forse c'è anche un po' di timore, come sempre quando arrivi al momento decisivo. E allora, coraggio, azzurri. Continente ignoto. Non sappiamo fino a dove si estende, non sappiamo cosa ci troveremo di fronte, ma abbiamo delle certezze. Il cammino è ancora lungo, il campo base alle spalle. Abbiamo lasciato lì le nostre paure. Vogliamo andare avanti, fino all'Eldorado. Di uno sportivo, un muro che divide la normalità dall'eccellenza. Può essere un momento, una partita come questa. Se hai la forza di superarlo, puoi alzare gli occhi, guardare la luce e pensare di non avere più confini. Sempre, non hanno mai rinnegato la loro terra. Quanto conta per loro oggi, i nostri giocatori lo hanno capito. Gliel'hanno letto negli occhi in questi giorni quando si sono fatti abbracciare. Adesso c'è una cosa in più per cui lottare, soprattutto per chi vive qui. Oggi essere italiani conta di più. Pirlo, il secondo palo, pallone d'arrivo, gol! Materazzi! Gol! Materazzi! L'arbitro dice che può bastare, si va ai calci di rigore.